Ringraziare tutti gli ospiti di questo panel che hanno rappresentato le loro realtà. Abbiamo avuto un quadro composto, sono inventato e spiegato e abbiamo messo altri elementi di approfondimento. Quindi vi vorrei pregare di guadagnare nuovamente il vostro posto e vorrei invitare l'onorevole Sergio Portadoni a raggiungere qui al microfono e stiamo giungendo alla fase conclusiva, cioè, l'Unione dei consumatori stamane ha predisposto un evento e in un certo senso ci ha offerto una narrazione su questo problema e abbiamo sentito tanti punti di vista diversi, partendo dalle istituzioni, Europa prima e anche poi in Italia dopo e poi il punto di vista definito come Marino, Provincio, Costanza. E qui è importantissima testimonianza da parte del direttore, Isabella Arnoldi, e tanto di impegni. Poi, a suo composito, appunto, questo assemblato di punti di vista di associazioni o di società civile, come si può dire. Quindi, cos'è che vorrei dire? Vorrei chiedere, io mi sono fatto un'idea che ho la sensazione che non è detto che le cose vadano, quindi l'importanza di fare delle cose come questo. Credo che quando ci sarà il punto di arrivo di questo percorso non sarà come identico al punto di partenza e quindi credo che discutere e parlare come lo ha fatto oggi è importante. Quindi vorrei chiedere un po', non tanto che l'idea che si è fatto qui, quanto vorrei chiederti uno sforzo di sintesi per mettere insieme tutti questi punti di vista e per capire quale potrebbe essere il percorso successivo da qui alle prossime. Grazie per te, grazie per l'opportunità Massimiliano. Io intanto condivido l'approccio che è scritto, col quale ho scritto questo impegno e che poi alla fine abbiamo parlato di cose anche abbastanza alte e tra l'altro io parlare di un interlocutore che ho preso anche nel panel, quello più che è un accademico. Io da un po' di vista ciò che ci mi ha felicitato anche da Matera Ferre, ma anche dal mio collega Benifei, rispetto a tutte le queste discussioni più importanti che manca, è una discussione che riguarda il copyright, riguarda l'informazione, riguarda il sapere, e questo intervento da questo punto di vista ha disegnato punto più importante, riguarda quello che è il mercato, interessante la mancata risposta della Commissione alla domanda dell'inizio e quindi sostanzialmente anche il fatto che probabilmente non si è mai pensato di anche un marketplace di cosa significa tradurre queste nuove regole che sono regole tecniche nell'ambito di questo. Diventa pensare che con noi così di avere un TT in Europa ce lo dimentichiamo. Cioè se la sfida appunto che è il TT se le stesse fatte, questi qui brillano così tanto di innovazione che pensare di costruire un attimo, come ha detto prima tra campagna giovane, dicevo di questo. Ecco, io penso che l'approccio è quello di comprare l'approccio. Cioè, si descrive con poche parole, l'internet is not progress. Cioè, perché si tratta internet come fosse segno, cioè i produttori di contenuti, i consumatori e internet in mezzo che sostanzialmente regola come fosse appunto una finta di blocks. No, secondo me appunto è internet, non è un blocks. E quindi pensare delle regole guardando la qualità della televisione è estremamente sbagliato e produce un semplice di iperregolazione che alla fine danneggia i consumatori e nel breve periodo potrebbe dare un vantaggio apparente ai grandi editori, ma nel lungo periodo condanna l'Europa sostanzialmente a frenare mano rispetto a quello che è il processo di circolazione del sapere, della conoscenza e dell'innovazione. In realtà si sta facendo la storia della regina bellissima, un interessante dibattito emergenza analfabetismo. Se pensiamo di contrastare l'analfabetismo imponendo appunto regole come quelle di cui si è raccontato
un punto una setola dentro un punto di vista, forse non ho capito bene dove si passa. Le finalità sono importanti e da questo punto di vista io concordo anche sul fatto che non si può trattare di vita nello stesso mondo. Concordo con chi ha detto che, quando dice all'inizio, una notizia, un articolo in stampa, essendo articolo in stampa, ma dietro può avere un investimento, di risorse intellettuali, inchiesta, le finalità sono importanti, ci sono delle finalità per le quali non dovrebbe essere prevista alcuna autorizzazione o contratto. Ce ne ha detto poco fa la ragione, io questo è un punto fondamentale. E l'utilità per le PC, se ne è parlato molto, l'Ofcom ci ha raccontato, ha fatto una ricerca sull'utilità di PC e i rischi del regolatore. Lì nel 2000 hanno costruito 3.200 aziende, 48.000 posti di lavoro, hanno riassorbito quello che ci raccontavamo della crisi, hanno riassorbito quello che era una crisi del settore, sono reinventati e cosa ti fa fare? Con questa manettina andiamo sostanzialmente a me punta, perché probabilmente non si riusciva appunto a far saltare, perché poi le norme si solidificano con le legislazioni nazionali e naturalmente quando le attuali rischia quello di non di bloccare e fermare un tipo di far sì che internet sia proprio di internet. Io penso che il punto di partenza, se vuole, cioè la Commissione è una ricerca a posto per vero, cioè quella di cercare una tutela per il punto di fortuna. È un tema che non si può affrontare però in modo interpretativo. A me sembra che l'intervento della direttiva sia un intervento microsettoriale, perché non affronta il tema di cosa è diventato, di cos'è questa materia nel tempo libero. Se dovessi fare una battuta, vi ricordate quando si è sentito il contributo per l'equo compenso? Qui dentro io posso immagazzinare la musica, ebbene che il soggetto delle collezioni di diritti in Italia abbia un equo compenso, una possibilità che possa mettere qui musica dilatante, quindi io qui dentro non ho un byte di musica immagazzinato e quindi pago due volte il diritto di autore, quindi un nuovo compenso lo pago perché poi l'ho visto e poi pago quando mi accorgo a Deezer, Spotify, cioè non penso che citiamo tutti, sono tutti ciò che citiamo e lo pago due volte perché quelli lo pagano e io lo pago un abbonamento. Ecco, mi sembra da questo punto di vista anche la tutela di tasse non risponda a una visione appunto completa di quello che è di quello che è il titolo. Certo, c'è quello che veniva detto anche alla collega Monti, l'origine di introdurre la tutela di tasse, va benissimo. Qui stiamo parlando ovviamente di come si va garantito anche la parte di protezione economica che si collega. Da questo punto di vista i consumatori penso che siano alleati dei produttori di contenuti, propongono oggi un tema che le soluzioni invece possono mettere l'accesso, la libertà di accesso dei consumatori ai contenuti e dall'altra anche di, praticamente così, fotografare un assetto attuale, quello che oggi abbiamo di tutti che operano nel mercato in un certo modo, hanno un certo business model, che domani potrebbero veramente cambiare, esattamente come ieri hanno fatto l'equo compenso, arriva poi Spotify, che risolve il problema in un altro modo. E se quindi non guardiamo a questo, recuperando ciò che viene detto anche il professor Gambino, cioè quali sono i principi, io penso che non faremo un bel servizio con questa direttiva. E quindi al di là poi come è nata, il vettore tedesco, però adesso qui non ci interessa questo vostro, per carità, non è così. Il punto è che quella direttiva così fatta non va bene. Lo pensano i consumatori, lo pensano una parte di voi, capisco, c'è un tema, c'è il tema di capire in che modo italiano il diritto d'autore e la federazione, quindi adesso un altro facciamolo appunto senza distruggere la creazione stessa di nuove opere, la creazione stessa di interesse
Quindi dal punto di vista è assurdo per me una tutela ventennale per un articolo di stampa, io sono furio di quello che volete, però una tutela di un articolo di stampa, così poi si dovrebbe interpretare in questi anni, una tutela di vent'anni di un articolo che potrebbe essere anche una tutela, che io non posso neanche mettere su un mio blog e criticare, diventa un problema. Ora, se 60, se mi ricordo, ho detto che la collega prima manca ha pubblicato fino al 65% di italiani si informano su Facebook, un problema esiste, e cioè l'impoverimento che c'è di un altro genitore, e che l'informazione di qualità si paga. Spero che questo non sia il nuovo progetto di infatti, e quindi quello che propongo è quello che spero di mettere in piedi un'altra iniziativa, cioè invece qual è una strada per tutelare il diritto d'autore e naturalmente dare un contenuto corretto e gestibile, come costruire un ecosistema diverso affinché naturalmente le fotografie soltanto alla fine i piccoli vengono distrutti. Questo è l'esempio tedesco, no? Si è detto che è un po' differente, ma alla fine è mica tanto. Alla prima distrutto il mercato dei piccoli editori e i grandi, perché sono riusciti anche ovviamente per la forza che hanno finanziare dietro, spesso sappiamo un po' come sono le conformazioni di governo di Romagna, ma a resistere anche con delle regole che non andavano bene. Quindi io quello che lascio qui è l'invito a costruire un secondo appuntamento dopo la politica, appunto, capire insieme come l'Italia possa farsi con l'utilizzo di una proposta, se è vero che adesso non ispirando la direttiva, però non ispirando la direttiva. Grazie. 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 Anche perché è fatto una sintesi mirabile, cioè la legittimità del problema di fondo da cui tutto nasce e l'esigenza di trovare delle soluzioni che non è detto siano nella forma naturale del mondo. Perché il problema è veramente pienamente politico. Il diritto d'autore è quello che diventiamo oggi, ricordiamoci, è nato nel XV secolo e siamo in Italia per la comunità, è nata a Venezia. Però vedete come da 500 a oggi cosa è cambiato e quali sono le sfide che abbiamo davanti. Quindi io credo che questo, anche io ho parlato molte cose stamattina, sono stato veramente molto bello. Quindi io cederei subito la parola al padrone del caso, organizzatore Massimiliano Dona, perché hai seminato stamattina, hai raccolto, e anche l'ultima suggestione di Sergio Boccanusi, in un certo senso mi invita a dire, ecco Massimiliano, e adesso e dopo cosa succede? Ma solo una battuta per ringraziare tutti, forse il valore più appariscente di questa mattinata, rubo un po' le parole a Sergio Boccanusi, riguarda il metodo. Abbiamo capito che con la logica della contrapposizione, della normazione dall'alto, tematiche del genere non riescono a trovare una quadra. Mi fa ridere, noi abbiamo parlato molte volte di poche parole e l'abbiamo fatto così in modo informale, giocando un po' sul significato di questa nostra attenzione. Fa molto meno ridere pensare che i legislatori e la giurisprudenza si sono occupati di riempire di contenuti quelle poche parole. C'è una sentenza che dice quante devono essere queste parole, si parla di 11 words, 11 parole, c'è una successiva sentenza tedesca che parla di 7 parole. Vi dico questo per spiegarvi quanto abbiamo provato a essere diversi. Noi ci siamo limitati a parlare genericamente di poche parole, è un tema di valori, di società che vogliamo, di ponti che non fermeranno mai per quanto stretti, cito il professor Sarzana, chi vuole mettere in crisi la nostra civiltà, e dunque raccolgo senz'altro l'auspicio di Sergio di mettere, dopo la patologia, di mettere sul tavolo le possibili soluzioni, e credo che con il contributo di tutti ciò sia possibile. Vi ringrazio, continuate a seguire la nostra campagna, poche parole, il nostro sito, e i vostri contributi sono estremamente graditi. Grazie, alla prossima.